La Pogliana, Buteo Buteo, apertura alare 113-128 cm, voce ad alto, un alto e lamentevole più, spesso allungato, anche una corta nota gracchiante, mangia piccoli mammiferi, rettili, invertebrati, piccoli uccelli, carogne, uccelli taglia media, mammiferi taglia media, il gheppio, falco tinnunculus, apertura alare 67-78 cm, voce un acuto che, piccoli mammiferi, invertebrati, rettili, piccoli uccelli e anfibi, il picchio rosso maggiore, Dentrocopos major, lunghezza 23 cm, voce un forte squittente chic o kick, si riconosce più facilmente il suono tamburellante del becco sul tronco, alimentazione invertebrati e semi. Codirosso spazzacamino, lunghezza 14 cm, voce un breve tip e un incisivo tic, mangia invertebrati, bacche e frutti. Ghiandaia, Garrulus glandarius, lunghezza 33 cm, voce un penetrante rauco screck. Alimentazione, semi, bacche e frutti, invertebrati, midiacei, piccoli mammiferi, germogli, uova di uccelli. Vettirosso, lunghezza 13,5 cm, voce un persistente ripetuto tic e un debole tic, mangia invertebrati, bacche e frutti. Fringuello, lunghezza 15 cm, voce un forte ripetuto chuink, wit e chuit, mangia semi e invertebrati. Verdone, lunghezza 14,5 cm, voce un breve ripetuto chap o tiu e un prolungato sui i, alimentazione semi, invertebrati e germogli. Fanello, Gaudeulis cannabina, lunghezza 13 cm, voce un breve tweet, alimentazione solo semi. Il fanello praticamente è un uccello che non mangia animali, mangia solo semi. Il tordello, lunghezza 26 cm, voce un duro tac tac tac. E infine Sihip, mangia invertebrati, bacche e frutti. Tordela, capovaccaio, Neofron percnopterus, apertura alare 155 x 170 cm, tipologia di migrazione solitario, numero medio di passaggio ogni anno 6, alimentazione, carogne, piccoli mammiferi, invertebrati e rettili, periodo dell'osservazione, marzo, aprile, maggio, agosto, settembre, ottobre. Questi sono i volatili che si osservano nella zona della Sicilia. Che interessa lo stretto di Messina. Aquila anatraia minore, apertura alare 143 x 168, tipologia di migrazione solitario, numero medio di passaggio ogni anno, occasionali, alimentazione, piccoli mammiferi, rettili, invertebrati, mammiferi di taglia media, periodo d'osservazione, marzo, aprile, maggio, agosto, settembre, ottobre, aquila minore,
apertura alare 110x135, tipologia di migrazione gregario, numero medio di passaggi ogni anno 10, alimentazione uccelli taglia media, piccoli mammiferi, mammiferi taglia media, rettili, passaggio aprile, maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre, biancone, apertura alare 162x178 cm, tipologia di migrazione solitario, numero medio di passaggio ogni anno 4, alimentazione rettili, piccoli mammiferi, mammiferi taglia media, invertebrati e anfibi, periodo di osservazione marzo, aprile, maggio, agosto, settembre, ottobre, falco pescatore, apertura alare 152x167 cm, tipologia di migrazione solitario, numero medio di passaggio ogni anno 16, alimentazione pesci, anfibi, rettili, nidiacei, periodo di osservazione marzo, aprile, agosto, settembre, ottobre. Poiana coda bianca, apertura alare 130x150 cm, tipologia di migrazione solitario, numero medio di passaggio ogni anno 7, piccoli mammiferi, invertebrati, rettili, uccelli, taglia media, periodo di osservazione marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre. Falco vecchiaiolo, apertura alare 113x135, tipologia di migrazione gregario, numero medio di passaggio ogni anno 17.892, invertebrati, piccoli mammiferi, anfibi e rettili, periodo di osservazione aprile, maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre. Nibbio bruno, apertura alare 130x135. Tipologia di migrazione gregario, numero medio di passaggio ogni anno 650, alimentazione pesci, piccoli mammiferi, uccelli taglia media, invertebrati, rettili, anfibi, periodo di osservazione marzo, aprile, maggio, giugno, agosto e settembre.